Buongiorno a tutti. Oggi facciamo una comparazione dell'autofocus tra la X-T3 e la X-T4, tra ovviamente la X-T3 con l'ultimo firmware che appunto dovrebbe portare l'autofocus della X-T3 allo stesso livello della X-T4, condividendo le due macchine lo stesso processore, lo stesso sensore. E quindi dovrebbero appunto equipararsi, almeno così ci ha detto Fuji. E io ho aggiornato tempo fa la X-T3 e avevo notato un certo miglioramento, effettivamente. Vi lascio il video qui, però effettivamente non avevo la possibilità di metterlo a confronto con la X-T4, cosa che invece adesso posso fare perché è finalmente iniziata una fantastica per me collaborazione con Fujifilm Italia. L'aspettavo da tanto e devo dire che mi fa molto piacere, essendo io un amante dei prodotti Fuji. Porterò avanti anche le altre collaborazioni, come quella con Panasonic ovviamente, per cui tra poco uscirà anche un video. Ma tornando a Fuji, ho avuto peraltro modo di provare l'autofocus della X-T3 come quello della X-T4 con un'ottica di cui tutti parlano, una delle ottiche più amate dai fujisti, forse la più amata, che è questo bellissimo 56 mm 1.2, obiettivo su cui farò comunque una recensione, magari dedicata, magari confrontandola col mio 50 mm f2, ma di questo insomma parleremo in altri video. Siamo qui per confrontare appunto i due autofocus e ho deciso di farlo appunto sia con il 56 mm 1.2 sia col mio 23 mm f2. Perché ho scelto questi due, a parte il fatto che ce li ho entrambi, anche per il fatto che questo, secondo me, il 23 mm f2 è tra quelli che ho provato l'obiettivo con l'autofocus più veloce, veramente istantaneo. Mentre il 56 1.2 è quello con l'autofocus un pochino più, se volete, lento, almeno da quello che ho sentito dire. Devo dire la verità che io l'ho provato già con i firmware aggiornati appena l'ho avuto e non l'ho trovato poi così tragicamente lento. Ho avuto invece difficoltà quando, ricordo, ho provato il modello APD. Per vari motivi il modello APD ha un autofocus più lento, magari ne parliamo quando recensirò questo qui, cioè il 56 1.2 normale. Ne farò un piccolo confronto anche con l'APD, ma adesso bando alle ciance e vi lascio guardare i video di confronto tra X-T4 e X-T3 con 56 1.2 e 23 f2.0, in luce non troppo forte, devo dire anche un po' pochina, sia in autofocus singolo sia in autofocus continuo, continuo normale e continuo con tracking. Thank you.
Ecco, appunto, avete visto, io sinceramente non ho notato differenze in questi video e devo dire non le avevo notate comunque nell'utilizzo, nelle varie prove che ho fatto, insomma, che non vi posso far vedere tutte, sennò questo video durerebbe un'eternità, però vi posso dire che anche con luce scarsa, diciamo che sostanzialmente si comportano veramente allo stesso modo la XT4 e la XT3, entrambe con firmware aggiornato a adesso dicembre 2020, quindi con l'ultimo aggiornamento per la XT3 che porta l'autofocus a equiparare quello della XT4. A questo punto, dato che ho le due macchine e le avrò ancora per un po', non tantissimo, la mia XT3 ce l'avrò spero per un bel po', però la XT4 la dovrò rimandare prima o poi a Fuji. Se vi interessa qualche altro confronto stretto tra le due macchine, alcune cose insomma le ho individuate di differenze rispetto alla XT3 di cui dovrò parlare, mi sembra doveroso, però se vi viene in mente qualche altra prova magari da fare di confronto tra le due macchine, ditemelo pure nei commenti. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, molto importante, condividetelo anche con chi pensate possa essere interessato, iscrivetevi al canale, importantissimo, vorrei arrivare a cifra tonda entro la fine dell'anno, ai 3.000, quindi insomma iscrivetevi e condividete che aiuta molto il canale. Grazie mille di avermi seguito, come sempre buona fotografia e alla prossima, ciao ciao!